Andiamo! Strade diverse con la waifu, sì! Inizia! Ci deve essere esatto il costume dell'originale. Ci deve essere quel cazzo di vestito cinese. Perché se non c'è, mi incazzo. Ma nuova partita. Lo giochiamo ad estremo, ovviamente, come l'originale. Mi sa che Ada. Non è così che si finisce un ballo. Le tue preferite, o sbaglio? Tempismo perfetto, Ada. Sai, non mi piace molto essere legato. Eh sì. Devo ringraziarti. Quei maledetti monaci mi hanno portato via proprio tutto. Compresa l'ambra? No. Sono furbo, l'ho nascosta giusto in tempo. Fammi strada. Con piacere. Ah, quindi staremo con Luis. Io sono anche curioso di capire un attimo come hanno cambiato anche la roba di Ada, perché lì non hanno cambiato quella, e Ada potrebbe riportare in gioco un paio di robe. Perché io, per esempio, il trailer proprio quello pieno con tutti gli spoiler non l'ho visto. Volevo tenermi le cose per me. Madonna, comunque è rimasto bellissimo. Ah, minchia, stavamo nella stessa roba del castello. Cioè era stato buttato lì Luis. Prendi l'ambra. Ci vediamo dopo. No! Aspetta, che razza di uomo lascia una donna? Wow! Bene, ci vediamo alla chiesa. Ma niente funerali, ok? Ma tu mi sa che quella è in rosso, eh? Mi sa che è l'altro servitore, infatti, sì. Perché la luce fa sembrare che è in nero, ma è in rosso in realtà, mi sa. Acido. Sei bravo, ma bravo non è abbastanza. Ma stai a far serio? Ma cazzo, ma sono entrato da 10 secondi in game. Ma vaffanculo. Ma no, ma bella per te. Ma chi cazzo ti dice niente? Che cazzo è Dark Souls? Minchia, quanto ricarichi piano. Giustamente hai l'arma proprio all'inizio ancora. Mercante, come stai? Non c'è il mercante, va bene. Che cosa succede? È un'allucinazione. Ah, minchia, è stata infettata anche Ada. Cioè, quella bottarella di acido che gli ha tirato già l'ha infettata. Questa ne ha le visioni che c'aveva Leon. Non ci posso andare qui. Porca puttana. Salve! Eppa, si chiama Perry. Ah, beh, è vero che non siamo a professional. Posso pararla la roba. Dio Cristo, è vero. Non c'è il Perry perfetto. Vabbè, era più semplice di quel che sembrava. Bello, perché fa venire tipo le allucinazioni sto tizio. Sta tizia in realtà. Ma hanno già rovinato il maglioncino di Ada. No, dai. C'ha già una cicatrice sulla spalla. Centrale, mi riceve? Luisa ha nascosto l'ambra, ma l'ho già mandato a recuperarla. Centrale, mi riceve? Ti ascolto. Continua. Purtroppo abbiamo avuto degli imprevisti. Quindi? Che pensi di fare al riguardo? Luis è già diretto verso la chiesa. Tengo d'occhio i suoi movimenti. Molto bene. Allora farei meglio a sbrigarti. Ok. Devo confermare il percorso. Do un'occhiata all'area circostante. Madonna, ma che figata sta roba. Oh, c'è il rampino. Ma infatti che cazzo li mettono a fare i punti interrogativi se poi un frame dopo ti dice il nome? Tanto bello come te la fanno vedere proprio molto più spia qua. Ah, perché c'ha tipo questo occhio cibernetico. In realtà penso sia una lente a contatto. Shift.
Un cazzo di parco giochi è diventato. Ah, perché giustamente questo è proprio pre-arrivo anche di Leon. Perché adesso lui è andato, Luis, a prendere l'ambra, verrà fregato e verrà portato nella casa da pesca, là al porto. Quindi noi stiamo proprio che ancora non è passato nessuno, siamo freschi freschi come delle rose. Finisci la tua piccola gita e portamela. Ma prima faccio un bel giro turistico. Ada, stai zitta che mi bagno, veramente. Facciamo un giretto turistico. Anche qua c'è la furtività fatta bene? Yes! Gna! Madonna, quanto mi piace giocare nei panni di Ada. Una delle mie waifu preferite. Per maglie eleganti, primi soldi, bisogna cominciare di nuovo a farmare, ragazzi. Ma così a gratis lo sniper? Dovrebbe andare bene. Ma quindi stiamo dando una mano a Leon, in realtà. E tu? Oh cazzo, c'ho la pistola depotenziata, giustamente. Attacchi corpo a corpo con lanciarampino. Puoi usare il lanciarampino per spostarti vicino ai nemici storditi e colpirli con un attacco corpo a corpo. E come si... non più. Si stanni lei, mi raccomando. No, venghi qui. Venghi. Ho detto venghi. E non venga lei. Ah minchia, posso risalire proprio così rapidamente pure. Ma figata. No, questo è un calcio ninja normale. Che bella che è Ada. Sono le solite o sono altre catapulte? Sì, comunque stanno nei vecchi posti. Però non ci stanno i barilotti. Qua per romperle ti forzano ad utilizzare il cannone. Bravi. Che bella sta cosa che posso fare gli attacchi anche a distanza. Che figata. È viva? La sottana, signora, la sottana. Sia calma. Madonna, quanto mi mancava giocare a Resident Evil 4 Remake. È proprio bello sotto le mani. E anche l'esplorazione. Madonna. Madonna, l'esplorazione. Ada è veramente Batwoman davvero. Comunque Ada vuol dire che pesa 20 kg, 35 con le armi. Aia, continua a seguirci la merda. Però figata, perché l'ha sconfittata, quindi ecco perché non c'era. Non è che se n'è andata, l'aveva sconfittata. Oddio, è vero che posso salvare. La vera domanda è: ma tu hai una valigetta piena dei maglioncini? E se li cambio tra una missione e l'altra perché è ritornato sano. Dove siamo? Ah, siamo nella parte alta della zona con il gigante. Addirittura c'ha l'animazione se c'è qualcuno di là fa l'auto hit. Madonna. C'ha anche veramente i tacchetti anticaduta. E vieni qua, perdi. Madonna, fatti accoltellare. Che cazzo. Immortale. Chi è là che sbatte la porta? Allora ragazzi, se mi vedete anche che me la sto prendendo proprio scialla. A parte perché mi mancava Resident Evil 4, ma voi dovete sapere che io sono reduce. L'ultima volta che ho giocato dalla professional in speedrun S+, che dovevo stare sempre con il pepe nel culo. Quindi adesso che posso camminare, godermi la roba, vedermi anche questa bella guascona di Ada. Tanto sta per sfondare un minotauro. E che non lo che sapevo accoglienza. Sì. Zio, io vi seccavo a professional come se foste il cazzo di niente. In hard mode siete fatti di pasta farolla per me. Poi mi sono fatto anche tutto il gioco con un HP. Quello sì, anche... Era una delle run, penso, più belle di Resident Evil Italia. Che belle le animazioni, cazzarola. E giustamente adesso andiamo a suonare la campana per Leon. Figata. Però non capisco dove siamo. Ah no, siamo vicini... Nel Wyoming. No, siamo vicini alla casa. Perché mi avete fatto trovare un coltello da cucina? Perché sono una donna? Pezzi di merda? Dov'è il politically correct quando serve? Sì, ok, perché c'era la luce di... Siamo nella casa dove ci sta l'assalto. Solo che siamo entrati dalla porta sul retro. Ahi sta vostra madre, quella pendeca perra puta non. Ada, però madonna, per ricaricare sta pistola veramente. Io ho capito un attimo. Cioè veramente deve andargli a fabbricare i caricatori, talmente ci sta mettendo. Maiale. Fateci il nuovo virus T con sti cazzo di maiali se resistono a tre colpi alla testa. Eh sì, perché qua è dove va Leon che cade tutto qua. Che cazzo mi ha tirato un colpo di balestra? Ma perché Ada pesa di meno. Qui è letteralmente massa per velocità. Lei prende, diciamo, il danno extra sul tacchetto. Cioè non è di forza bruta, è che la pressione che emette il tacchetto quando ti arriva sulle palle è qualcosa di disumano. Lei inserisce, sì, l'altro moltiplicatore, l'altra variabile chiamata tacco. Invece di perforazione, Harlock, andava di contundente. Andiamo. Leon, come mai non mi sorprende?
Gentile a tenerli occupati per me. E adesso cerchiamo un'altra strada per la chiesa. Sì, zia, ma onestamente... Questa via promette bene. Prometterà anche bene, sicuramente. Ma quella cazzo di capriola... Io non so se l'avete notata, ma mentre lei stava salendo, stava a tanto così dal tetto, cioè poteva tranquillamente atterrare. Ha fatto quel salto mortale, quella capriolettina tattica, ma tranquillo, Harlock. Adesso ci va la campana, perché prima deve fare un po' la zunderina. Poi vede che Leon glielo stanno per piantare brutalmente in culo. Ha detto, no, in culo glielo posso mettere solo io. E va a fare la campana. Date tempo al tempo, poi si fa tutto. Niente male. Ok, avanti. Però si continua a dire, secondo me la cosa che manca un po' alla doppiatrice italiana di Ada è quella vena da mammi. Cioè gli manca quella cosa proprio che ti fa good boy nell'orecchio. Non so come dirlo. Cioè è bellissima, mi piace onestamente dopo che la capisci un po'. Però gli manca quella... Minchia, queste animazioni mi rendono turgido. Tutto. Pure i capelli. Si sentono gli spari. Si sentono gli spari di Leon. Si è fottuto tutto Ada. Sì, brava. Bisogna farlo soffrire il nostro piccolo sbandino. Forse gli dovrei dare una mano. Abbiamo perso il segnale di Luis mentre era nei dintorni del villaggio. Aspettati il peggio. È il territorio di Mendes. C'è la sua casa. Forse vale la pena darci un'occhiata. Fallo. Intanto provo a cercare per conto mio. Allora, però veramente il doppiatore di... Ma penso l'hanno fatto apposta a mantenerlo così. Gliel'hanno detto, gli hanno fatto parla tutto così. Grugnisci. Io sono il cattivo con gli occhiali americano. Devo parlare così perché se non va bene. E così parla, ma... Che cazzo è? Ah beh, si sente Ashley che piange. Madonna, ma che belli sti cazzo di dettagli. Triple kill? No, solo doppia. Prima è sopravvissuto. Come ho fatto a prendere i due dietro e lui no? Veramente, mago di Milanus. Ah, perché stanno venendo visto che hanno sentito la campana. Questa è l'arma più figa per fare le professional, ragazzi. Questa è un'arma che tira delle sleppate, un colpo, per carità, ma se la potenziate fa un male. Chi ha visto la run S più a professional ha visto che cazzo di potenziale c'è sta roba. Oh, c'è il mercante! Mercante Kun! Come stai? Tutto bene? Aspetta che ti svuoto il negozio così non lo può più prendere Leon. Ma che cazzo? Ma fighissimo! Ah, non posso berriarlo perché è una presa. Si chiama Flash questa. Quello con gli occhi rossi. Tanto chiude tutte le porte, diventa... Diventano proprio delle arene. Cazzo, questa è stronza. Devi impararlo. Una cura, per favore? No, cazzo, m'ha preso. Minchia, sto signorino è stronzo, eh. È stronzo perché sono multipli bersagli e devi azzeccarlo. Figo, però. Mi piace come roba. È molto differente dall'originale di Ada. Bello, bello, bello. No, questa è la presa. Minchia. Perché la carica, si può capire quando è la presa e quando non lo è. È quello più dietro di tutti. Hai missato, sì. Che cosa mi succede?
Figata però sto rework che hanno fatto, perché i due servitori di Salazar, uno è l'apice della forma fisica, mentre l'altro va molto sul mentale. Che figa come cosa, mi è piaciuta sta fight. Si è sentita qua la difficoltà. Adesso si lutta tutto, si lutta. Leon, non hai preso la granata? Non hai fatto la solita root? Poglito di merda! Capito, che cazzo è Dark Souls? Ma qua è chiuso perché non c'è... Ah, prima avevamo bisogno di Ashley. Il nostro rampino è Ashley. No, grazie. Ma come, è così tanto buono? C'è talmente tanto botulino dentro a quella roba che se lo sniffi muori. Il tuo sangue ha colto il dono. Comunque io continuerò a dirlo per sempre. Mendes mi ricorda troppo Dino di Coop TV. Tienili occupati, Leon. Scusate, ma tu sei rimasta sul tetto per ore ad aspettare che Leon finisse l'enigma? Madonna, Leon, fai cagare. In questa run sei veramente un zegone in tutto, comunque. Adesso è stata appollaiata sul tetto per ore. Brava, la mia piccola gatta ladra. Non fa come Leon. Prom, e sfonda tutto. Hi there. Porca madonna. C'era bisogno? Ma vaffanculo. Infatti ho detto, perché sta a partire la cutscene? Porca puttana, ma manca sta fa così, Dio Cristo. Che ha detto signora che non ho capito? Madonna che figa. Mercante Kun, come stai? Tutto bene? La famiglia? Qualche sudicio ladro ha rubato una giacca. Ah, beh, è vero, perché nell'originale trovavamo un signorino con la giacca di Leon. Qua c'è la quest. L'hanno tenuta, sì. Perché nell'originale c'era uno stronzo che scappava in giro che tu potevi uccidere. Qua invece c'è proprio la questina. Interactive Retinal Inquire System, o anche detta Iris. Sistema di indagine interattivo implementato sull'occhio. Aiuta ad arrivare indizi quasi invisibili a occhio nudo. Questo le permette di scoprire informazioni che l'aiutano nella sua missione. Che bella sta cosa. Te la fanno vedere molto più spia, proprio super tecnologica in questo, rispetto all'originale. Bravi, 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 bravi. Madonna, è enorme. Sono di Mendes. Ah, ok, ecco perché. Infatti dicevo, cazzo, sono di Leon. Tracking mode, ma che figata. Hanno messo le trappole, le merde. Però aspettate che possiamo sfruttare una cosa. Da dietro è instant kill. Trucchetti della speedrun. Ah, eccola la giacca di Leon. È mia. Peccato che non se la può mettere Ada. Vabbè, ma c'era bisogno del sistema Iris per seguire le impronte? È un cazzo di corridoio. Oh, la balestra finalmente. Cazzo, sì. Bella, mi sa che è soltanto esplosiva. Sì, solo esplosiva questa. Quindi doppio uno, va, si va di... Madonna. Oh, poi proprio come quella vera, vera. Bella, mi piace anche un po' come l'hanno reworkata, perché nell'originale era molto compatta, giustamente. Qua è proprio balestrone molto alla Resident Evil 6. Figata. Tradition filtro. 20 sigarillos rubios. Numeri misteriosi, vabbè, la frequenza su cui dobbiamo chiamarlo. Ada? Mi hai trovato, lo sapevo. Beh, è il mio lavoro. Allora sei pronto a consegnarmi l'ambra? C'è una grande casa fuori dal villaggio, oltre il mulino. La conosci? Sì, la conosco. Allora raggiungimi, ti aspetto lì. Porca troia. Ma così? Sei un osso duro. Ho capito. Di che cazzo sei fatto? Non sono riuscito a fare in tempo. Mica, nel DLC comunque l'hanno fatti più duri, eh. Cioè, si è preso 3 granate. Ma in realtà mi sa che non ci daranno altre armi allora a sto punto, mi è da pensare. È per questo che c'hanno più vita, perché secondo me queste sono le armi che ha Ada. Basta. Cioè, sarà questo il suo repertorio, molto come nell'originale. Oh, capo. Vabbè, ho capito. Salve lei, eh. Non t'avevo visto nell'intro. Signora! La vita qua vedo che abbiamo esagerato un po', eh. Ah, perché mi sa che qua vogliono farti scappare. Sì, perché se apri qua puoi correre diretto e fuggire. Però questi sono soldi e non si butta via niente.
Comunque quell'acidino del cazzo è bastato. Giornata complicata. Wesker, a cosa devo il piacere? Non farmi perdere tempo, Ada. Trova Luis. Recuperami l'Ambra. Grazie per questa stanza. Resta qui. Mi dai una mano? Non sono il tuo babysitter. Tu dovresti essere una risorsa e non certo un peso. Non tollererò oltre la tua incompetenza. Basta minacce, Wesker. Fa quello che devi. Mi farò sentire. Di qua non ci si può riandare. Abbiamo un'Ada bagnata. Ada fortunata. Comincia a spawnare la roba quella greve. Ecco, appunto. Questo è nuovo. Come si andava in furtività? Così. Vabbè che serva la furtività. Io faccio questo. Ah, salve. Ah, minchia, proprio vi trasformate tutti. Siamo nella notte dei morti viventi. Tu? Visto che questi si trasformano tutti, chicca da chi ha fatto la professional, non fategli esplodere la testa. Perché se gli fate esplodere la testa, perri. Questi figli di puttana, magari, si trasformano subito in plagas. Mentre se stanno per terra e se stanno a trasformare, potete killarli. Solo 7 edge. Sì, ma perché Resident Evil è un arcade, raga, eh. Cioè, questa è una cosa che molte persone ignorano dei Resident Evil. Ma i Resident Evil sono dei giochi estremamente tanto arcade. Perdonate se sto sempre a cambiarmi. È un tic di merda che mi è rimasto dalla professional e non me lo tolgo più. Il controllare sempre che è tutto carico. Che tanto poi con che cazzo dei tacchetti lei sta? Lei c'ha sti stivali alti che sono bellissimi. Ma io non so quanto possano essere comodi in una situazione del genere. Perché poi non è che dici c'ha il tacco quello bello da scarponcino. No, no, lei c'ha il tacco a spillo. Tanto sì, il tacco sul fango. E neanche dici su veramente i San Pietrini. Cioè l'unico bonus che ha in questo momento è che tira delle tacchettate su delle palle fortissimo. Ma per il resto sono solo debuff. No, no, ma infatti significa soltanto che Ada c'ha l'equilibrio infinito. È un mostro e basta. Cazzo, se sta a trasformare non ci arrivo, non ci arrivo, non ci arrivo. Ci sono arrivato. E tu ti metti le mani in culo con quella roba lì. Che rompi coglioni. Ah no, è vero che stanno già a fare la festa alla villa adesso. Ecco perché ce ne stanno pochi. Sentili come strillano là davanti. Oh, che figata. Si vede che stanno facendo l'assalto alla villa. Ma che bello, madonna. Scusa, ma allora dov'è il segreto? Ci dovrebbe essere una lanterna qua? C'ha la processione nel mentre. 2 hours later. No, ma perché non mi va di mettermi ad aprire Google per una roba del genere. Però Dio Cristo, nel senso, quanto può essere nascosta? Ah! Porca madda però, cioè perdonatemi la bestemmia. Ma ci siamo passati davanti 4 volte. Ada, c'hai il figa di occhio digitale che ti fa vedere gli appigli a 7 chilometri, che ti calcola il fraccazzo da velletri. Porca troia. Bevo per dimenticare, ma magari avessi della vodka, la nostra Lilith. Ah! Ok. Ciao. Ah, perché la torre sarà che me la assedia lui adesso. Ecco perché non potevo farci un cazzo. Quanto scazzata. Ah. Ada, ma rimanere sulla torre? Mi dispiace, amico. Non posso farti passare. Ah, minchia! Figata! Ha parato tanto il culo a Leon e Luis. Stavano a portare un gigante a caricarli. Lehe! Allora, ammetto che mi è venuto un po' il pisello durgito. Onesto!
li vai. Tra l'altro si assomigliano dei caschetto. Mi sa che è la mamma. Mi sa che è una parente, palesemente. Bellissima come cazzi. Fantastica. Porca troia, meglio del Viagra. Ma davvero, eh. No, no, c'era bisogno di dirlo. Dovevo essere onesto, Harlock. Tra l'altro tutto questo ricordiamo sempre con i tacchetti, eh. Ricordiamo che i tacchetti sono omnipresenti. E resta giù. Sogni d'oro. Comunque i giapponesi sti piccoli fetici devono metterli sempre. Proprio uno dei fetish più grandi dei giapponesi è sta cosa di farsi prendere a tacchettate, insomma col tacco a spillo. Mi ci giocavo le palle che ci sarebbe stata una scena del genere. Ero sicurissimo. Però bellissime, cioè quelle cazzo di animazioni sono una figata. Erano veramente proprio belle, Dio Cristo. Non gli puoi dire niente alla Capcom su sta roba. Figa figa. Tra l'altro comunque Luis si è fatto tutto il castello in arrampicata, è un mostro. Però Ada è sempre bellissima. Gli hai detto, io invece c'ho il rampino, pezzo di merda. Che sì sì, no, ma Luis fin dall'inizio che si è messo a tocchicciarle e compagnia. Allora, diciamo la verità, Luis è un po' tutti noi. Cioè, io potessi essere il partner di Ada in una missione, madonna, mi faccio anche mordere da tutti gli zombie del creato. E cazzi tua, ti ho detto io di correre avanti come un minchione. Potevi aspettare la tua Cioè, Luis intanto che sta venendo martoriato. Ma si è buggato. Sì, si è buggato. L'ho resettato alle veramente informazioni di fabbrica. Ma tu quanto ci vuole ad ammazzare sto stronzo? No, no, no! La nostra medicina sta bruciando! Luis, lascia stare! Luis! Minchia, per salvare Leon e compagnia si è buttato in mezzo alle fiamme comunque, Luis. Se proprio vuoi ammazzarti, potresti farlo dopo aver consegnato l'ambra. È finita. È tutto distrutto. Perché è così importante per te? Ci sono delle cose che devo sistemare. Ma farlo ora è impossibile. È finita. Non posso più aiutarli. Ora basta frignare, Luis. Fanne altra. Sei in grado, puoi farlo. Forse hai ragione. Il necessario è tutto qui, nel castello. Sì, mi serve tempo, ma ti darò la tua ambra. Bene, allora, andiamo. No, ma in realtà lui si vuole proprio redimere veramente tanto, eh. Cioè, qua, rispetto all'originale, l'hanno cambiato veramente, veramente un botto, Luis. Mi piace molto di più, perché nell'originale era semplicemente un rincoglionito che tu incontravi due volte che faceva "Ai caramba, so il locco!" e ci provava che i donne, e faceva due battute sulle tette di Ashley, e vaffanculo. Mentre qua l'hanno sviluppato veramente, veramente molto di più, è molto più bello. Perché ha scatenato Raccoon City, perché ha fatto gli zombie, perché ha fatto tante cose brutte. Tecnicamente è anche molto intelligente. È estremamente intelligente a quanto pare. Ma per questo io dico che nell'originale lui era membro dell'Umbrella, figo, che creava i virus, tutte le cose. E poi te lo presentavano come un coglione che alla fine, dopo tre scene, veniva accoltellato. Cioè qua almeno ti ci fanno un attimo più collegare. Ok, non sarà il mio lavoro migliore, ma dovrebbe funzionare. Ada, devi trovarmi queste cose. Il tempo non è molto. Tu vai, portamele e io ti prendo l'ambra. Prega per me. Ci dobbiamo rifare. Sì, finiamo oggi in paio de palle, o finiamo oggi. Ma che cazzo finiamo oggi? Ma sì, mi piacerebbe. Io pensavo fosse corto come il primo, un cazzo invece. Ecco un modo per ottenere l'inchiostro. Spara, Julio. Devo sparare agli scudi? Uno, due... Ah, vabbè, minchia, che è una cazzata. Sì, aspetta, bro. Quale? Vedo il cervo e una vulva, forse.
Che cazzo ha fatto sto meccanismo? Di nuovo Machiavelli? Allora bro, mi serve un meccanismo per aprire un cazzo di cassetto dove ci metto boh la carta igienica. Guarda, c'ho un'idea bro. Ma se mettiamo una stanza piena di scudi ovunque, e tu quando devi andare a cagare, vedi pure Ada dice, vedi, ma che cazzata, ha fatto proprio quel gesto, e tu ci devi tirare i sassolini ogni volta per andare a cagare. Ma che vuol dire? Ok, no, oddio, mo prendo questo, si attivano. Ah, ok. Figata. Non muovere un muscolo, Leon. Non vuoi che usi questa, vero? Dopo ben 6 anni, questo è il saluto che mi merito, Ada. Ma non potreste fare normalmente i preliminari come tutti i cristiani normali, invece fa sta roba? Però questa cutscene lo fa ancora di più, perché lei ti fanno proprio vedere che lei se ne poteva andare tranquillissimamente. Se poteva andare a fare i cazzi, è rimasta apposta per vedere Leon. Per dirgli, oh bro, manda a fanculo Ashley, ce sto io. Tu veramente ogni volta che parli con Leon prendi una maschera. Cioè ogni volta si mette una maschera da tsunderina, Ada. Porca Eva, lo fa sempre. Si mette proprio la maschera da tsundero. Si è proprio gelosona. Cioè sta cazzo lo conferma ancora di più che loro non possono fare i preliminari normali. Cioè perché si piano accortellate, scoppiettate, poi fanno vabbè. Si vede ma la prossima. Abbiamo fatto. Ci vediamo tra altri 6 anni. Tu dove cazzo sono? Oddio, c'è un'altra lanterna di merda da prendere. Dove cazzo stiamo entrando? Nella camera dei segreti? No, aspetta. Ho un brutto presentimento. Vi piace come io e Ada siamo proprio sincronizzati sulle espressioni? Spero che non ci siano i quick time event, perché con la tastiera io non so come faccio. Pensa a queste cose. Hanno mantenuto il robo dell'originale. Hanno messo le trappole dell'originale, mi sa. Se hanno messo tutte le trappole originali, esplodo. Quindi potrebbero esserci i laser. Cioè, potrebbe essere la stanza con i laser. Che tra l'altro ci sta anche meglio nel mood con Ada, perché lei è tutta di parkour e compagnia. Che c'è scritto? Ah, lore. Ah, ah, sì. Sì, sì. Re di Francia. Guarda la figlia di puttana. Ti vedo. Vedo il parassita. Sta lì. Madò, questo quanto è vecchio Resident Evil. Madonna, che bello. Gloria alla splaga. Gloria alla splaga. Ah, aspetta, perché giustamente tu puoi fare parkour. Mi danno non a caso una pistola, una granata stordente. Yoppa. Pietra della luna blu. Zo di merda. Se questa non collega sono morto. Sono vivo. Voi pensavate di avermi messo con le spalle al muro, e invece chi de puta leppa. Io non ho idea di come fa a terra sui tacchi, Ada. Io per carità non è che ho mai indossato i tacchi, quindi non è che sono così esperto, però immagino che la pressione che ti emette sotto ai piedi è qualcosa di pesantuccio, mettiamola così. Si dovrebbe rompere il tacco. Ah, perché giustamente scarichi tutto su quello. Poi dopo che si è rotto il tacco ti rompi tu. L'energia restante arriva sul tuo tallone. Fortissimo. Ma le gambe di Ada sono le gambe di Ada, eh. Diciamo che Ada in questo Resident Evil 4 Remake l'hanno fatta un po'... Come posso dirlo senza essere vulgare, piena di fetish, perché c'ha sti tacchettoni, c'ha il latex e c'ha letteralmente il virgin killer, giusto perché non ha la schiena scoperta, ma gli si vede l'ombelico, ragazzi, è talmente tanto attillato sto maglioncino che gli si vedono gli addominali e l'ombelico. Per carità, io non è che mi lamento, non è neanche così tanto sessualizzata proprio sul volgare, potevano fare peggio i giapponesi, l'apprezzo, ci sta molto come stile da spia che vuole essere elegante e compagnia, sì, però è leggermente un rule 34, ma proprio giusto un pelo pelo in realtà. Bello però come si ricollegano a quelle cutscene. Bene, tieni il cagnaccio, ma non venire a piangere da me se ti morde. Ma che gli morde, al massimo gli dà una botta di sasicchia. Ma che cazzo fa Leon a lei e lei a Leon? Ma state zitti e andate a letto, per favore. Leon, hai cambiato idea? Immagino di no, e ho un'informazione. Ah, c'è proprio parapapapapapapapà. Mi lascia col boss. Vieni a cercarmi poi, sempre se sopravvivi, stronza. Ah no, finisce il capitolo. Peccato. Però devo dire che l'effetto con le vene nere è veramente bellissimo. Va bene, ma quindi si ricomincia proprio boss fight diretti?
Quanto pare sì. Wendy. Madonna, che bello sto effetto con le vene nere. Comunque gli hanno fatto uno shader strano, perché non sembra mai nella vita vestita di rosso, sembra sempre vestita di nero. È veramente bello, ma più che altro ho adorato il fatto che sono tornate le cose dell'originale, come la trivella che ti insegue. Io spero ci siano i laser. Io spero ci sia la stanza con i laser, cazzo. Potrebbe essere veramente una figata. Mi ricorda troppo troppo il vecchio Resident Evil. Ma stiamo giocando a nascondino con Satana? Però vedi, Ada più furba di Leon. Leon da mo che stava a testa giù e stava caricando quella merda. Ada dice, io sto zitto zitto. Quanto mi faccio i cazzi miei. Bello come anche Ada ha disattivato l'Iris, perché ha detto vabbè, mi sa che è andato verso di là il nostro caro. E che cos'è, te sta di dove è andato? Quel rincoglionito. Io mi immagino Luis che mentre corre come un addannato, che fa i disegni sui muri. Adesso mi trovo davanti uno squartatore. Comunque, Luis, ci sta una via. Non è che posso perdermi così tanto facilmente. Madonna, che bella sta roba di design. Hanno rimesso la parte delle fogne. Non mi ricordo se nel remake c'era alla fine. Però mi sa che è quella parte con tutte le celle e compagnia. Madonna, ma che bella sta roba. Giustamente te le fanno riesplorare con Ada, visto che magari te le riperi. Sì, sì, sono quelle robe lì. Però vuol dire che in giro ci stanno anche quei bastardi appesi ai muri. Splish, splash. Luis, guarda, giuro che appena ti trovo ti tiro una... dentro non mi tuffo. Grazie, Ada. Ti tiro una tacchettata sulle palle, guarda. Tu vendi qualcosa di nuovo? Ti dà un'abilità unica. Ti permette di strappare via lo scudo da alcuni nemici usando il lanciarampino. Ma che figo, dai, prendiamolo. Ah, tra te lo vende apposta, perché qua puoi usarlo nei corridoi. Che figo. Leppa. Tra l'altro Ada più forte di Leon, perché se ci riesci con un cazzo di spararampino, Leon che c'ha i fucili a pompa al posto dei veramente le gambe, dovrebbe farli esplodere. Cazzo, qua l'hanno nascosti molto meglio rispetto con Leon, perché con Leon veramente stavano come degli stronzi appollaiati in mezzo a una pianura. Cos'è? Ah, oddio, un'altra volta con stronzo. Che palle. Ma sicuramente, come si chiamano? Non mi viene. I Garrador. Ah, pure corazzato. Cioè, sto di qua, non dovrebbe attivarsi la merda, teoricamente, perché non sente. Siamo lontani dal range. Oh, e stai a cuccia, per Dio. Pigliate sta tacchettata sulle palle. Easy. Dopo che l'ho fatti a professional, con i parry, con un HP veramente, stiamo a casa. Cioè stiamo a casa, però intanto mi faccio colpire come un minchione da suo stronzo. Quello è quando stai troppo rilassato. Configgi la creatura incappucciata. Ah, cioè proprio così, figata. Perché mentre Liam effettivamente si stava facendo verdugo, Ada si stava facendo quell'altra. Ora basta, vieni qui. Qui va bene. Ah, ok. Madonna. Beh, se si faceva schiacciare come una blatta, veramente. Parassita e merda. Ah, fighissimo. Ti sei proprio innamorato di me. Ma ora la facciamo finita. Come posso dire, hanno reworkato, come cazzo si chiama, quel boss che c'era nel labirinto mid miniera, che era sospeso in una gabbia. Hanno trasformato quella roba, cioè l'hanno unita all'altro servitore di Salazar, perché lo ricordo tantissimo con la... Non è uguale per niente, perché è bipede e compagnia. Salve, madò, che bello. Oh, sta schivata sulla E, non ci sta niente da fare. Sta schivata sulla E, io non la imparerò mai ad avere. Tra l'altro la coda stessa ha una bocca. A quale delle due dovrò sparare? Che tra l'altro lui è tipo una versione da alfa dei tizi con la lanterna. Mangiati... No, ce lo dobbiamo tenere. Al massimo muoio. T-
E il fatto è che una volta che questi boss purtroppo c'hanno il fatto sempre che c'hanno sta schivata con la E. E io infatti mi sono messo semplicemente che c'avevo sempre il ditino pronto lì sulla E, ma perché è una roba che col fatto che sto sempre molto a muovermi e compagnia non mi viene da tenerlo lì. Però una volta che ti imposti e dici no, deve stare lì. Comunque sì, hanno unito le due cose. Figata. Bellissimo, madonna. Non è morto mai nella vita, mi sembra troppo easy che è morto così. Anche perché sono due entità separate, è vero? È tipo una scolopendra. Oddio Cristo. Sì, è quello. È veramente quello, perché mi pare che pure quello stronzo ci aveva la seconda fase, no? Anche perché la governante, che schifo, la governante non ce l'aveva una parte nella boss fight, perché veniva assorbita da Salazar. Madonna, ste cazzo di animazioni sono bellissime, però. Sono proprio belle a vederle. Quella del gigante penso che per adesso è la mia preferita, a mani basse. Però pure questa è fighissima. Rules of Nature! È vero, ricordo tantissimo. No, Ada è finesse, non è sul numero dei colpi. Un colpo basta per lei. Bello, bravi. Sta sentendo le robe che stanno a morire. E ora troviamo Luis. Qua è rientrato un attimo proprio di ginocchio pesante il giapponese, tipo che dice: ah, perché non mettiamo un'altra scena con un tacchettino che schiaccia qualcosa di piccolo? Leon, non c'è tempo da perdere, ascoltami bene. La tua amica è sulla torre dell'orologio. Se ti sbrighi, arriverai prima che si trasformi in una di loro. Ah, quindi non sei proprio senza cuore. Immagino di doverti ringraziare. Sì, dovresti. Non so se l'hanno fatto apposta, ma prima di avviare la chiamata c'è quel momento in cui fa, si resetta e cambia maschera. È una roba incredibile. Come fa ad essere così veloce? Ada, la domanda è come fa a essere così coglione, non così veloce. Io ho capito che tu dici stai a più tà perché devi scappare, zio. Ma so scale, falle normalmente, stava a saltare veramente neanche i bunny hop su CS, Dio Cristo. Andiamo un attimo tattici dei mercenari, perché chi ha visto il dietro le quinte, ho fatto S++ con Ada in tutti gli stage. E una cosa che non mi aspettavo è che il porto ha dei nemici variant. Il porto ha dei nemici unici più potenti. Cioè mi ha inseguito un dottor, non mi ricordo come cazzo si chiama, quello con la motosega, che era con la camicia bianca ed era durissimo. Per tirarlo giù, facendo le S+ su tutto, ti fanno sbloccare la mercenari Ada col vestito cinese. Bellissima, anche se diciamo che mi piaceva più quello dell'originale. Esatto, non è il vestito cinese quello serio. Cioè, quello originale era molto più bello perché aveva quel colore rosato, c'aveva il foulard dietro la testa. Proviamo il nostro caro Wesker, perché lui non l'ho provato proprio. Wesker può contrattaccare a mani nude, per chi conosce Resident Evil 5, e infligge danni con attacchi corpo a corpo anche ai nemici distanti. Con assalto letale attivo, oh, è tipo una variant del rampino di Ada. Cioè, lui però ti piotta in bocca. Tra l'altro ha solo pistole e granate. Vediamo. Che bello, si vede che c'ha il parassita. Separate Ways ti fa vedere che fanno il remake di Resident Evil 5. Se me metti Wesker con ste cose, secondo me fanno il remake di Resident Evil 5. Perché mi sembra strano. Vabbè che la Cap non è che gli pesa il culo su ste cose. Allora, stavamo inseguendo un poco virile Krauser la volta scorsa. È la puttana di tua ma. Dre. Ho capito, ma siete spawnati a cazzo, figli di puttana. Ce la faccio? No, non tento. Guarda che aspettano i bastardi.
avevi la sorpresa. Da oggi in poi quelli con la plaga si li chiamerò Roberto. Però ok, in realtà nel DLC hanno cambiato molto la dinamica Wesker-Ada, perché nell'originale era molto che Ada era proprio non compare, ma era molto più infischiata in quella roba, cioè era molto più parte di quella corporazione lì, mentre qua te la fanno vedere quasi come una mercenaria. Wesker la chiama perché è una spia e lei lavora, cioè l'hanno proprio cambiata molto. Facciamola finita. Hai toccato la mano a Leon, t'ha mozzo? Ah no. Lieta di aiutare? Sei in debito? La senti però com'è molto più stronzo, mai tradita. Ah, già è passato Leon, giustamente. Però Leon a sto giro ha fatto la pussy perché non li ha uccisi tutti, la merda. Pensavo che sarebbe stato colpito positivamente, invece si è permesso addirittura di mettermi in guardia sui presunti pericoli dell'esperimento. Sai com'è? Puttana miseria. È un idiota, ho tutto sotto controllo. Il soggetto inferocito è fuggito dalla sua vasca criogenica. Sono io il vero idiota. Madonna mia, rigenerato mi fanno cacare in mano. Ma perché? Ma potevano esserci i conigli mannari piuttosto. Quanto figa buia deve essere! C'è proprio Leon qua a corso. Stava strillando e correndo e basta, non ha luttato un cazzo. Cosa ha cigolato? Il mio cuore? Ho sentito cigolare fuori. Sti cazzo dei tacchetti, pure tu mi metti ansia. No, sono dei russi che stanno giocando a CS. Mi sa che hanno perso il round. Questo sono io quando ho il catarro. Comincio per tutta casa. Così che sgracchio dappertutto. Puttana la madonna di tua madre. Vaffanculo. Pensavo fosse uno stronzo normale. Ok, se sento me stesso che sgracchio, è un regenerator. Mi sta tornando tutto su perché mi è rientrata veramente anche il testicolo sinistro. Talmente ho infartato forte. Madonna, hanno rimesso la ferrovia. Bravi. Peccato però, non ho Ashley dietro che fa col pugnetto così. Che bella sta cosa che l'hanno fatta tornare, Dio credo. Voi non avete idea di quanto sono contento. Beh, però vedete che ci ho preso. Hanno rimesso tutta la roba dell'originale con Ada. Però vedete, hanno preso pure quella roba lì e l'hanno reworkata per farla più sensata. Perché questa è la roba che portava nella zona segreta dove facevano le robe strane. Cioè, questa è una roba fighissima. Bravi, bravi. Che se non batterà mai Ashley che fa col pugnetto, eh. Io che dovrei fare qua in mezzo? A parte perdere la vista se per sbaglio quel laser mi va nell'occhio. Ah, minchia, ma sono proprio copertissime. Corriamo. Asinte. Ma scusa, ma che cazzo è successo qua? Erano due, si sono trasformati. Si chiama Perry. E tu ti chiami pezzo di merda. Questa è proprio la sezione uguale a quella di Leon. È quella proprio dove ce ne stanno tanti e spawnano ovunque. Non parlo, ti prego. Ti prego, mi emoziono. Dai, quella stanza è quella. Non sembri gentile. Questo è cazzo nuovo, non me lo ricordo nel DLC. C'era una roba del genere nel DLC? Ah, ma chi cazzo l'aveva visto? Chi cazzo l'aveva visto sto buco? Porco G! Sì, è la classica gimmick che verrà sciolta dai laser. Ah, minchia! Mi sa che questa è un'alfa di quelli del quinto. Quelli che affrontano Chris e Pierce, che sono tutti con tipo mischiati con gli animali. Nel 5 e nel 6. Forse pure nel 5 si vedono appena. Ecco! Ada no! Ada non mi pare il caso al momento di fare questo. Madonna di Cristo. Mi sembra tipo come se fosse una sorta di rework di qualche altra roba che ho visto in qualche altro Resident Evil. Perché si fa sempre più presente sta cosa che stanno cercando di collegare tutti i vari Resident Evil per bene. Perché dice no, l'Ambra può controllare gli altri parassiti, l'influenza. Non ho capito. Può ripetere per favore? È entrato il crit, ragazzi. Quello è stato il culo del crit. Laser. Devo stare attenta. Vado. Lì.
Beh, che esagerazione. Ok, erano molto più semplici. Certo, comunque nell'Umbrella una password a te tre cifre siete proprio stronzi, eh. Un'altra stanza con i laser. Quanto lungo sto... Non ho altra scelta. Ada. Ella! Madonna, guardala! Quanto fashion! Come? C'è sempre una via. Quella comunque grande città e film, come l'hanno rifatta. Dato sì, tutto questo con i tacchi, ricordiamolo. Ho il pene leggermente turgido, ragazzi, bellissimo. Vedete però che effettivamente ci stanno molto di più. Madonna. Che bello, anche a distanza, bellissimo. Ma che figo, l'occhio, è vero che tu hai l'occhio in canna. Madonna, saltagli in canna, madonna che bella sta roba. Che cosa puoi sperare di ottenere? Ma che cazzo era qua roba? Ha usato spaccaroccia. Sta arrivando il trapanatore laggiù. Madonna, comunque, che cazzo di range c'ha qua roba? Apri la boccuccia, mamma. Shinzo Sasage yo! Cazzo di merda. Devi morire adesso. Inginocchiati. Madonna, muori! Suca! Centrale mi riceve? Consegna al sicuro. Non sarà semplice spiegarlo alla dogana. Ottimo lavoro, Ada. Evacuazione immediata. Ricevuto. Stanno venendo a prelevarti. Immagino che te la stia cavando anche tu, Liam. Bel rework in realtà. Sono stati furbi qua, per non far sembrare una cogliona. Hanno aggiunto dei documenti e delle cose per dar più senso a sta roba. Perché non è che si fa a frega così. Vabbè, tanto Leon tu ce la fai da solo, no? Let's go, date. E quell'altro? Quello con i due compagni morti. Madonna, sta cosa è bella che l'hanno lasciata con me, proprio uguale all'originale. Che cos'è qui? Ah sì, si sta per esplodere tutto però. Ma creare un getto perforante esplosivo che riuscirebbe a trapassare anche la madre di Krauser. Non siamo nella posizione di chiedergli in che modo intendo usare queste armi. La cosa non ci riguarda. Tuttavia non esiste alcun obiettivo la cui distruzione richieda una potenza distruttiva così immensa. E allora perché cazzo crearle? Dio Cristo, se non ci sta un cazzo su cui usarle. La preghiamo di usare queste armi con cautela. Newman Arms Corp. Grazie. Lei! Madonna, Ada, hai evitato quella persona come una fantastica derfaina. Ella! Devi aiutare Leon, presto! Sguardo da veramente gelosona. È ora di andare. Vieni. Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Capisco. Madonna, c'è rimasta tanto male. Intanto si spiega con quello sguardo che ci ha avuto con Ashley. Perché ha detto chi sceglie tra i due, tra virgolettoni. Ho recuperato l'Ambra. Eccellente. Solo una domanda. Che cosa hai intenzione di farci? Io lei non inietta. Ti pago per fare domande, Ada. Ti basti solo sapere che sta arrivando una nuova alba.
In 100 daranno la vita affinché una persona sopravviva. Io sto solo accelerando questo fenomeno. Quindi parliamo di milioni di vittime. Miliardi. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. Sì, lei comunque l'hanno cambiata veramente tanto come linea di personaggio, veramente tanto. Madonna, ma secondo me stanno proprio a fare un tiro lungo, eh. Ma stanno a tirare verso Resident Evil 6. Qua non è soltanto Resident Evil 5 Remake, qua è anche Resident Evil 6. Il set da gatto. Siete proprio giapponesi. Siete proprio giapponesi. Dio Cristo, come premio per l'essere più professionista. Orecchie da gatto. Raga, io veramente stanotte mi faccio la professional SPU per farmi la SPU a estrema con voi con le orecchie da gatto. Guarda, roba che io stanotte faccio le 6 di mattina, noi abbiamo le orecchie da gatto. Sto vedendo questa cazzi per farvi capire la chicca che vi ho messo. Guarda come balla come un minchione, cioè qua se non arrivava da lui stava per morire. Balla. Io ho moddato il vestito originale. Madò, mi voglio di rivederle tutte le cazzi in questo cazzo di vestito. Guarda che non si glitcha, ma che figo. Stiamo per incontrare l'arma che utilizzeremo per tutta la run. Lo sniperozzo iniziale, fighissima come arma. Questo qua è una gran arma. Ci ho fatto tutta la professional con questo io. Allora, per questo boss, se voi lo colpite 4 volte alla testa con lo sniper, si stanna. Questo falò è il vostro miglior amico contro sta boss fight. Facciamo anche un po' da guida. 1, 2, 3. Si stanna al quarto colpo. Quando ci sta scritto colpisci, tirategli un altro colpo e va in seconda fase. Quando va in seconda fase, guardate laggiù perché spona il figlio di puttana. 1, 2, 3. Approfittiamo del falò per ricaricare. Lippa. Coltello. Botta di coltello. Fatta la boss. Dove cazzo stai andando? Ecco qua che è arrivata pure la moglie. Dio Cristo, vedi che ho fatto l'errore. Allora devo rischiarmela. Guadagniamo del tempo. Corri! Sfonda! Metti tutto il tempo che ti va. Che culo. Perché in quella zona di merda, ragazzi, non fate esplodere robe troppo vicine a quel muro rotto, perché se no si attiva pure la moglie di sto stronzo. Se si attiva la moglie di sto, cioè avete due motoseghe in uno spazio di mezzo metro, che è la fine. E tra l'altro molti, mentre scappano dal sindaco, tendono a fare un piccolo errore. Cioè, ovvero, passano di qua, si fermano addirittura a prendere sto robo, ma non capiscono che se si fermano a prendere questo, gli spawna dietro il sindaco che gli infila il braccio in culo. Madonna, che bello sto cazzo de sniper. Con questo ci devasteremo pignatta, eh. Altro questi, sempre per la speedrun, se la state a fa. Uccideteli perché vi seguono fino alla morte. Cioè, ci stanno un paio di nemici nel DLC. L'hanno fatti apposta per inseguirvi fino alla fine del mondo. Come i primi due che abbiamo ucciso nel capitolo. Cioè, quelli se li missate, non ve mollano più. E questi sui tetti con le granate esplosive vengono one-tappati da qualsiasi arma. Faccio anche un po' da guida per quanto possa servire. T'ho preso nel collo. T'ho preso nel collo, signor. Quella pure molte volte, tipo, è sempre una plagas. Sta signora solitamente no, ma sto giro sì, perché la compagna invece si è fatta i cazzi suoi. Li conosco come le mie tasche ormai. Sto gigante è un'altra roba che mi ha dato tante gatte da pelare, perché smiravo tantissimo. Perché quel parassita io non riesco proprio a mirarla. È una roba che non so perché. Su, cadi. Quando sta per terra un colpo solo e poi di coltello, ragazzi, perché si rialza sempre. L'hanno pacciato rispetto a Leon. Dovrebbe essere in realtà morto. La cosa più bella che ho sentito questo mese. Madonna, come ci sta bene sto abito. Si glitcha un po', ma che bello. Tipo, veramente l'ho ucciso con l'ultimo proiettile che aveva a disposizione nella professional, eh. Era finito, se no. Tanto qua, piccolo dettaglio. Se voi guardate Luis, ti fa il saluto quando te ne vai. Bellino. Comunque è vero, dopo Armored Core posso distrarmi in tutto. È incredibile come cosa. Una trappola. Lui si stanna se fate questa cosa. Mettete la bottiglia se volete passare scialli. Dall'altra parte rubate bottiglia. Siete liberi. Più tardi vi faccio vedere anche uno skip bellissimo. Mi son dimenticato una roba, puttana miseria. Questa zona adesso sarà 7 volte più difficile. Mi son dimenticato di comprare la cazzo di ricetta per le flashbang. Non vedo. Togli il culo di questa armatura. Oh, uno spinello che è co... Aspetti, eh.
Perché tanto questi se stannano pure se gli è sparato addosso. Non c'è bisogno assolutamente per forza di sparargli sulla plaga. Quanti spinelli abbiamo trovato? Madonna che bucio di culo. Possiamo comprare un sacco di cose belle. Eri a posto veramente. Il pesciolone. Io spero che un giorno qualcuno faccia i lich fuori contesto. Oddio no, qua ci sta il centrometrista adesso. Questo raga c'ha il razzo in culo, sto figlio di puttana. Che tanto ho scoperto ragazzi che gli attacchi fisici hanno la chance di essere critici e hanno un'animazione unica se sono critici. È una roba bellissima, ho visto l'animazione unica del crit melee di Ada. Fa tipo sta spaccata rotante in volo. È una roba spaventosa. Ma ci sono stati veramente dei momenti, voi non avete idea, stavo per incazzarmi come una farina perché erano proprio stronzi. Sono proprio stronzi. C'è sta il momento in cui ci stanno i due regenerato, quello nero e quello bianco. Razzismo? Probabilmente sì. Mi sono bloccato in questo veramente trissom. Lui dietro, l'altro davanti, che continuavano a spammare fortissimo. A parte che stavo per morire, dovevo rifarmi. Non avete idea di quanta cazzo di tipo mezz'ora, 40 minuti di run. Ma ci sono riuscito a uscire con la voglia divina. Purtroppo, non so se è un bug, ma penso di sì. Molti mostri, in realtà due soltanto, hanno delle animazioni buggate che nonostante tu gli fai magari, che ne so, una flash, non si stannano. Allora, questo ci porta al massimo perché questo è quello che ci farà devastare nel culo Pignatta. Ecco qua. Questo pesce ci garantirà la devastazione planetaria contro Pignatta. Adesso datemi un po' di concentrazione che c'è Pignatta. Dovremmo farcelo veloce se non smiro troppo. Ah, non è vero, questa è una presa, me lo dimentico sempre. Dovessi essere morto? Se t'avevo preso sulla testa, sì, mortacci mia. Ecco, questa è un'altra di quelle animazioni. Esatto, era morto. Quando sta così, non andate per tirargli la coltellata. Continuate a sparargli sullo stomaco, sulla parte quella rosa. Fate molto più danno di una coltellata. Quanto veloce. Qua potrei bestemmiare. In realtà ho bestemmiato qua. Mettiamola così. Togliti, Dio Cristo. Madonna, perfetto. Io lì ci sono stato bloccato con loro che... stata sul culo di Ada, fortissimo. Cioè veramente una sessione di BDSM era diventata quella zona. Ma voi non avete idea. Che cazzo di fa? Ho fatto una cazzata. C'avete le... che torrette di merda sono. Questo, per fare la cosa che voglio fare, ragazzi, non uccidetelo. Non uccidetelo perché questo vi servirà. Fai la tua mossa perfetta. Bravo. Leppa. Stannati. Calcio. Verrà preso dalla torretta. È morto. Il figlio di puttana è morto. Vaffanculo. Puoi non morire a sto giro. Leppa. Lui si tankerà i colpi al posto nostro. Questa nella professional l'ho fatta first try e mi sono salvato infatti un save. Questi quando gli togliete lo scudo rimangono fermi proprio per farsi fare un headshot con un fucile da cecchino. Qui aspettate un attimo, appena appaiono tirate. Volevo accoltellarne uno, ma va bene lo stesso anche perché tanto questi si faranno esplodere sotto alle bombe. Qui. Questo. In realtà la professional qua è anche un po' più stronza perché mi pare che ci sta un altro nemico. Ah, qua nella professional, per sbaglio, stavo per... visto che ho sentito dov'è quello, io stavo così, stavo per premere. Stavo con il lanciarazzi perché avevo venduto la pistola. Stavo per fare una puttanata. Agnello. Dai che ci siamo, dai che siamo nel finale. Se voi fate questa cosa, l'amichetto non finisce l'animazione, gli rimane lì giù così potete colpirlo. Vi togliete un tizio con il lanciarazzi extra che rompe i coglioni essenzialmente. Qua potete togliervene un altro dalle palle se vi serve. Qua prendete la vostra bellissima flashbang. Ora, quando passa il tizio, perché prendete sia lui... Ah, a professional qua ci sta anche un altro di quelli dei maiali. Di quelli che vi sparano 18 cose dietro. Qua sniperino tattico. Prima quella a sinistra, poi quella a destra, perché spara sempre prima quella a sinistra. Non fermatevi mai perché ci avete veramente dietro Ciccio Gamer che insegue chi ha, gli ha lanciato il cornetto. Mi raccomando, appena spawna la merda ti tiri indietro. Ah sì, spawnano gli stronzetti, anche un lanciarazzi che va killato prima che entrate in mezzo a sto puttanaio. Io sono stato coglione. È quello laggiù, potete ucciderlo prima. Buonanotte. Una volta che uccidete questo spawnano altri due lanciarazzi giù. Ve li fate prima d'andare avanti.
Qui, se avete una granata grande, tanto meglio. Però potete andare anche con quella piccola. Perché appena spawna il tentacolo, essenzialmente, da là dietro esce l'ira di Cristo. Come potete vedere. Attenti che spawna pure uno di sti stronzi. Madonna che bello che è sto vestito comunque. Cioè pensavo si glitchasse molto molto di più. Invece un cazzo. Non so se però me la darà l'SP. Forse perché orecchie e coda non te le dà. Perché sennò sarebbe troppo facile.